nuove leve sono partite per Santiago, in Cile. Siete pronti a vivere una nuova, entusiasmante impresa? E allora preparatevi a partire, perché Donna Avventura vi porta alla scoperta dell'Oceano Pacifico, dalla Terra del Fuoco fino all'Equatore. Un itinerario spettacolare che vi regalerà infinite emozioni. Anna di Donna Avventura. E le emozioni non... Finito il Cile, si entra in terra argentina. Raggiungiamo il lago Grey per tornare a navigare tra un'immensa distesa di bianche creste ondulate. Che paura! Entusiasmo per affrontare l'avventura e si riparte dallo stretto di Magellano. Terra del Fuego! Addio! Nato secondo le antiche tradizioni, mentre intorno altri animali fanno capolino, come questo simpatico nandù. Siamo a San Carlos de Barricatedral, la sua montagna più alta, si domina un paesaggio spettacolare. Si allena anche la nazionale argentina di sci. Tiago del Cile alla Nuova Caledonia, una terra lontana, poco esplorata e ricca di contrasti. Inizia una nuova avventura dall'altra parte del mondo. Si vola verso nord, alla ricerca dell'isola più estrema, come già... Se qualcuno mi chiedesse cosa rende speciale l'arcipelago delle Figi, io gli risponderei: Tau, nell'atollo di Taha, un'altra realtà da sogno con il mare più bello. Questo è il mio primo volo in elicottero, sarà un'emozione indimenticabile. Occhiali da elicotterista e si vola. Ma la più famosa è... Tutto questo e molto di più è l'isola di Pascua, il luogo più remoto della Terra. Dominato dalle sue gigantesche, riprende la panamericana cilena verso nord. Raggiunta Elqui, la nuova squadra torna a volare in elicottero. E subito sotto di noi appaiono le famose vigne che... Tornate a terra, ritrovati i pick-up, ci dirigiamo verso un altro luogo molto sfidata collaborazione con l'esercito italiano, che ha ospitato le ragazze nella caserma Monte Bianco, impegnando... cardiorespiratorio comunque generale, perché le Donne Avventura affronteranno piste ad alta quota, oltre i C ad attenderci, un giovane guaso e un pacifico gruppo di cavalli. Cavalli, è stata bravissima Tregua, non mi ha dato tregua, siamo andati al trotto, è un'esperienza fantastica da rifare. Culinaria. È un sistema viario che si sviluppa lungo la costa pacifica del continente americano per oltre 20